Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale Milan Inside. Oggi siamo qui con il pre-partita di Salisburgo-Milan, partita esordio della Champions. Prima di partire però ragazzi, vi ricordo come sempre gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina. In descrizione poi trovate tutti gli altri link per seguirci in totale, nella nostra totalità, e vi ricordo il sito www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, partita d'esordio della Champions. Abbiamo già analizzato in video precedenti, se non l'avete visto andatela a recuperare, il sorteggio del girone del Milan. Cosa potrebbe succedere, cosa potrebbe accadere, cosa dovrebbe fare il Milan. E abbiamo anche analizzato un po' le caratteristiche degli avversari e per quanto riguarda il Salisburgo, nello specifico, sul nostro sito ho trovato un approfondimento con formazione ideale, i giocatori più pericolosi, il mister, come gioca, l'impronta che dà la squadra. Per quanto riguarda noi, certo arriviamo con un carico emotivo e morale rimpolpato, rimpinguato, pieno, derivante dal derby. Una vittoria che ha permesso il carico di gioia, di felicità, che però è stata subito archiviata. Non dimenticata, archiviata per permettere di preparare al meglio questa gara d'esordio con una squadra che l'anno scorso in Champions in casa non ha mai perso. Con una squadra che fa dell'intensità, anche della tecnica, diciamo, le sue armi migliori perché ha tanti giocatori giovani, un po' stile Milan, giovani, interessanti e soprattutto bravi. Potrei nominarvi qualcuno tipo Seiwald, tipo Cafor, tipo Susic, tipo Sesko. Ce ne sono, ripeto, di bravi e interessanti, però è chiaro che nel computo totale il Milan ha un qualcosa in più che deve chiaramente sfruttare. Per quanto riguarda noi, il mister ieri ha fatto capire, e così andiamo verso la probabile formazione, ha fatto capire che fondamentalmente non c'è nessun, come dire, nessuna nota negativa fisicamente parlando derivante dal derby, motivo per cui tutti sono, a parte gli indisponibili che si sanno, insomma, tutti sono disponibili, tutti sono carichi, tutti sono pronti. E stesso motivo per cui dovremmo assistere ad una formazione molto molto simile, se non similare, per non dire uguale, alla formazione che è scesa con l'Inter. Forse l'unico cambio potrebbe avvenire lì, sulla destra, dove Selemakers sembra essere leggermente avanti a Messias. Quindi dovremmo andare con Maignan in porta. Vi svelo un retroscena, o meglio, vi lascio per voi curiosoni. Andate sul sito, troverete l'intervista integrale di Maignan a DAZN, ci sono degli aneddoti veramente interessanti. Allora, Maignan in porta, linea 4 con Calabria, Kalulu, Tomori ed Hernandez, mediana con Tonali e Bennacer. A sinistra Leao, centralmente dovrebbe esserci ancora De Ketelaere e, come anticipato prima, a destra Selemakers, in avanti Giroud. È importante che tutti siano, diciamo, pronti, anche perché potrebbero essere importanti le sostituzioni. Arbitra il signor Jovanovic, serbo, che sinceramente non mi diciamo implica o non mi ricorda
specifici aneddoti nel passato a livello europeo, quindi vedremo un po' com'è questo arbitro. E sono contento l'altra volta di aver, diciamo, falsamente allarmato i tifosi per quanto riguardava Chiffi nel derby, perché è andato tutto a posto. Meglio così, speriamo vada sempre tutto a posto dal punto di vista italiano, soprattutto in Europa, dove l'anno scorso siamo stati parecchio, parecchio, non voglio dire danneggiati, però sfortunati, ecco, mettiamola così. Questo è quanto, ragazzi, poi ci vedremo come sempre per analisi, pagelle. Io vi ringrazio, vi ricordo ancora una volta il like, iscrizione al video, qui sotto tutti i link per seguirci. La campanellina, così vi arriva la notifica sul telefono. Ehi, è uscito un video di Milan Inside, vallo a vedere. E poi il sito www.acmilaninside.com. Ciao ragazzi, grazie per essere stati con noi e sempre Forza Milan.